Ben ritrovati, queste le notizie di oggi. Ciao scuola primaria. Alunni, docenti e genitori delle classi quinte del secondo circolo didattico via Firenze e Conversano salutano la scuola primaria. Anche quest'anno gli alunni delle classi quinte del secondo circolo didattico via Firenze della città di Conversano non hanno fatto mancare il momento dedicato al saluto della scuola primaria. Lettura di messaggi e di ringraziamento da parte degli alunni verso i propri docenti e attimi di comprensibile commozione hanno caratterizzato l'evento. Allora, buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio ai nostri alunni, buon pomeriggio alle loro famiglie e ai nostri docenti. Allora, siamo qui per la manifestazione di saluto, il nostro saluto simbolico e anche abbastanza formale, direi. Naturalmente breve, alunni di scuola primaria, alunni del quinto anno che salutano il mondo della scuola primaria per poi aprirsi alla scuola secondaria di primo grado. Allora, noi come secondo circolo didattico via Firenze siamo abituati ad una importante manifestazione di saluto. L'anno scorso l'abbiamo fatto a Castello Marchione, in altre occasioni anche in anfiteatro o comunque nei locali della scuola, sempre in grande stile, sempre con un progetto di importanza notevole, quale opera in scena in sostanza, un progetto di drammatizzazione teatrale. Quest'anno è un anno anomalo, lo sappiamo tutti, l'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19 ci ha costretti a dei salti rocamboleschi, direi, a delle attività diversificate e diverse proprio nella sostanza, ad un'attività di didattica a distanza. Infatti i nostri alunni hanno tutti fruito della DAD ed approfitto per ringraziarli, per ringraziare anche i loro genitori e soprattutto anche le nostre docenti, perché davvero hanno dimostrato grandissima competenza anche in tale modalità didattica assolutamente diversa da quella in presenza. Certo, nessuno poteva aspettarsi una situazione similare, nessuno poteva pensare che avremmo terminato l'anno in questa maniera, ecco. Però l'importante è almeno esserci, e incontrarsi e vedersi e potersi dare un saluto di incoraggiamento, perché è questo fondamentalmente, in un luogo aperto bellissimo come la nostra Villa Garibaldi di Conversano, e direi che non potevamo a questo punto concludere meglio il nostro anno scolastico 2019-2020, che effettivamente rimarrà alla storia e sarà da tutti ricordato come l'anno del Covid. E noi siamo abituati a fare di necessità virtù. E come circolo ci siamo sempre distinti per questo. Nulla ci intimorisce, non abbiamo paura di affrontare la realtà, di affrontare il futuro, di ricominciare un anno scolastico nuovo, il 14 settembre 2020, ovviamente non con i nostri alunni di quinta, cominceremo con i piccoli di prima, e diamo ai nostri ragazzi di quinto anno un grosso in bocca al lupo, un grande arrivederci, perché verranno comunque a trovarci, una buona vita. Grazie a tutti, arrivederci. RED, oltre 500 domande compilate in solo 3 ore. Emiliano, strumento di politica attiva di inclusione sociale, in 4 anni aiutate 30.000 famiglie pugliesi. Torna il reddito di dignità, RED, con procedure ancora più snelle. Lunedì 29 giugno, in meno di 3 ore, sono state presentate al portale regionale www.sistemapuglia.it oltre 500 domande. I numeri delle domande pervenute nella piattaforma di Sistema Puglia nella prima giornata, dichiara il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, ci confermano l'importanza di questa misura regionale per tanti cittadini e famiglie pugliesi. Ne siamo sempre stati convinti e per questo abbiamo deciso di rifinanziare RED e di renderlo ancora più forte, allargando la platea, aumentando il beneficio economico a 500 euro per un anno. Il reddito di dignità, prosegue Emiliano, è il principale strumento della Regione Puglia contro la povertà. In 4 anni abbiamo già aiutato oltre 30.000 famiglie pugliesi in condizioni di fragilità economica e sociale. Dopo l'emergenza Covid, il RED riparte con procedure più semplici e un maggiore contributo economico, perché nessun pugliese rimanga indietro. È uno strumento, ha commentato Titti De Simone, consigliera del Presidente per l'attuazione del programma di governo regionale di politica attiva di inclusione sociale, prevede l'obbligatorietà di accompagnare il beneficio economico ad un percorso di attivazione del beneficiario e del suo nucleo familiare.
una misura regionale determinante nel potenziare la platea dei beneficiari delle politiche di contrasto alla povertà. La piattaforma di Sistema Puglia, prosegue De Simone, è stata implementata e snellita in modo da rendere subito processabili le domande da parte degli ambiti territoriali. La piattaforma ha consentito una media di 150 domande ad ora, con prevalenza per la provincia di Bari e Foggia. Seguono Lecce e Taranto, BAT e infine Brindisi. La soglia ISEE richiesta quest'anno è pari a 9.360 euro per ciascun nucleo familiare, analoga a quella del reddito di cittadinanza, in modo da essere complementare e garantendo anche a coloro che sono esclusi dalla misura nazionale, come le famiglie più numerose. Per fare domanda si può accedere da oggi direttamente al portale regionale www.sistema.puglia.it oppure a partire dai prossimi giorni ci si potrà recare presso i centri di assistenza fiscale e patronati convenzionati con gli ambiti territoriali. Studenti fuori sede, Mennea, hanno diritto alle borse di studio anche i ragazzi di Barletta e Trani. È dal 2002 che non si aggiorna il piano del diritto allo studio per gli universitari pugliesi. L'aggiornamento è necessario per evitare che restino esclusi dai benefici economici garantiti dall'ADISU. Quegli studenti che vivono a distanza dalle sedi universitarie, addirittura in province diverse, ma in linea teorica con tempi di percorrenza inferiori ai 65 minuti. Il piano va perciò aggiornato per riconoscere agli studenti in maniera adeguata e corretta il maggior numero possibile di benefici. La proposta è del consigliere regionale PD Ruggero Mennea, che si aggiunge nella richiesta al collega Fabiano Amati, che ha già chiesto di far rientrare nello status di studente fuori sede anche i ragazzi di Trani, Fasano e Cisternino, che teoricamente appunto impiegherebbero meno di 65 minuti per raggiungere l'Università di Bari. Per questo sollecito la Giunta regionale, certo di poter contare sulla sensibilità verso il mondo studentesco che la contraddistingue. Sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Labate, agroalimentare, opportunità per 265 milioni di euro con il bando macchinari innovativi. Con la firma del ministro Stefano Patuanelli è stato pubblicato lo scorso 23 giugno il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione previste dal nuovo bando macchinari innovativi, con una dotazione complessiva di 265 milioni di euro. L'intervento mira a sostenere i programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare. Si tratta di un'importante occasione da cogliere per le micro, piccole e medie imprese e per le reti di imprese agroalimentari delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Lo dichiara il sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Labate. Saranno finanziati investimenti da 400.000 a 3 milioni di euro che prevedono l'acquisizione di tecnologie abilitanti atti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale, nonché soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare. Le risorse previste dal Programma Operativo Nazionale Imprese e Connettività 2014-2020 FES saranno erogate dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SPA in Vitalia e saranno concesse con contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, per una percentuale sulle spese ammissibili pari al 75%. Il finanziamento agevolato non assistito da particolari forme di garanzia deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni. Attraverso procedure informatiche sul sito del MISE e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi sarà possibile registrarsi alla piattaforma dal 23 luglio, mentre l'invio delle domande di partecipazione al bando partirà dal 30 luglio. Sebbene non si tratti di un click day, ma di un bando a sportello, è probabile, visto l'alto gradimento della misura per le imprese, l'esaurimento delle risorse già dal primo giorno utile per l'invio delle richieste, come accaduto nelle annualità precedenti. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.